Grazie, mi fa molto piacere essere qui perché soprattutto mi sento fra amici perché Pietro Terna, Giovanni Ferrero, i miei collaboratori del Castello di Rivoli, insomma, mi sento un po' a casa. Mi fa piacere, inaugurare questo ciclo di incontri che sono proposti da Ismael, che consente di fare quindi riflessioni sul tema del lavoro nell'ambito artistico. Rivoli collabora, come qualcuno sa, ma mi fa piacere dirlo, con una sua risorsa di eccellenza e con le sue collaboratrici, con Anna Pironti, che è qui di fronte a me. Ed è consapevole il Castello, lo sono io, che Torino e Regione stanno vivendo una stagione di forte cambiamento proprio a partire dalla capacità di aver considerato la promozione culturale e artistica come un elemento sostanziale, importante per lo sviluppo del territorio. Del resto, nel mondo delle imprese da cui io vengo, questa sensibilità ha alcune manifestazioni di eccellenza già sul nostro territorio, perché a me fa piacere ricordare la Consulta, che è una realizzazione fatta da imprese del territorio nostro che nel campo del recupero di patrimonio di arte e museale e monumentale ha speso tanto lavoro e anche con dei lusinghieri risultati. Torino è una città che sicuramente continua ad avere, come nel suo passato, una forte caratterizzazione manifatturiera, con delle eccellenze consolidate in tanti settori. Quello automobilistico sappiamo essere sicuramente quello più visibile, ma è, io lo dico con orgoglio, perché io sono fortemente orgoglioso delle mie appartenenze torinesi, è una città di eccellenza in tante realtà e voglio anche ricordare quelle che più vicino sono alla cultura, quindi quelle formative. Parliamo di università, parliamo di Politecnico, oggi sui giornali abbiamo visto anche quali sono le testimonianze di apprezzamento per le persone che al Politecnico studiano, ma non solo, perché l'università ha delle competenze assolutamente uguali. Abbiamo scuole che sono vicine anche al mondo dell'arte. Io voglio pensare all'Accademia di Belle Arti, l'Accademia Albertina, che insieme anche al Conservatorio Verdi ha un numero di studenti stranieri, quindi hanno la capacità di essere attrattive molto alto, non diverso da certe percentuali che sono quelle delle università più prestigiose del nostro paese. E quindi abbiamo incominciato, dobbiamo prendere, se già non l'abbiamo fatto, consapevolezza che abbiamo delle forti potenzialità, non soltanto in quello che ci dà come riconoscibili nel mondo il settore manifatturiero, ma anche quello culturale e artistico. E quindi abbiamo realtà di grande prestigio che oggi incominciano a essere fortemente visibili in un riequilibrarsi delle espressioni economiche del nostro territorio. Parlo dei musei, parlo di alcuni musei, non so, quello egizio, il museo del cinema, il museo dell'automobile, che è nel panorama anche dei musei automobilistici d'Europa, è sicuramente uno di quelli più originali. Abbiamo tra poco l'inaugurazione delle OGR, che sono di nuovo un'altra brillante intuizione del nostro territorio, dove si fonderanno arte, cultura, spettacolo, con l'innovazione e la ricerca, perché c'è uno spazio che a questo è destinata, con il food and beverage, che sul nostro territorio, anche in questo caso, hanno trovato nella cultura dell'alimentazione una visibilità di primo livello. Ecco, io credo che quindi il nostro territorio si stia incamminando con passi fermi e solidi su una differenziazione delle sue competenze e delle sue forze in campo economico. Certamente la cultura, una volta si diceva di cultura non si vive e non si mangia. Io non lo credo che questo fosse vero nel passato, ma credo che ancor meno lo possiamo dire oggi, perché le realtà che io rapidamente ho voluto ricordare
sono certamente una dimostrazione del contrario, perché possono essere premessa per immaginare un futuro diverso, un futuro nuovo. La collaborazione con Rivoli è incominciata adesso con questa programmazione di conversazioni. Io spero e penso e vorrei che continuasse e continuasse in maniera sempre più ferma, crescente, in modo da dare forza al settore culturale sul nostro territorio. Caro Giovanni, grazie. Ti restituisco il marchingegno. Allora, io ti ringrazio anche perché in qualche modo hai già anticipato dei temi che io volevo introdurre. Per intanto, come avete visto, questa rassegna ha una componente, come dire, molto precisa. Questo è un punto di vista di Torino, quindi, delle persone che ci sono nate, delle persone che ci sono venute, di chi ci ha lavorato, rispetto alle dinamiche internazionali della cultura. Noi qui non discutiamo in astratto, in generale, sulle correnti artistiche. Noi ci siamo sforzati nel costruire questa rassegna di dimostrare che una città che ha una forte storia fordista, diciamo probabilmente l'unica città che ha conosciuto negli anni che vanno dal 55 all'80 al 90 una concezione fordista, è una città che ha espresso delle eccellenze dal punto di vista dell'arte. Vi anticipo anche che questa è una prima tranche. Noi pensavamo, magari con calma, di riprendere l'argomento, perché, e qui appunto come tu dicevi, ci sono molte altre istituzioni che in questa prima tranche non abbiamo potuto ricomprendere, temi interi, ad esempio pensate all'organizzazione urbana, insomma, non sto a raccontarlo. Allora, il punto di vista quindi è uno sforzo di interpretare e di capire, facendo parlare i protagonisti, qual è l'apporto e il pensiero che qui si è realizzato. Ed è chiaro che se io penso agli artisti che abbiamo, sono artisti che probabilmente hanno avuto più opere nei musei internazionali di quanto non ne abbiano avute, sicuramente prima che ci fosse il Castello di Rivoli, ma probabilmente insomma, io Pistoletto la prima volta l'avevo visto alla Guggenheim a New York, insomma, quindi tanti anni fa. Il secondo punto che io vorrei che fosse chiaro, noi cerchiamo con questa chiacchierata, quindi se ci sono suggerimenti noi saremmo molto interessati anche ad ascoltarli, stimoli eccetera, a ripercorrere due strade. Una è classica e infatti poi vi spiegherò, alcuni artisti, pensate a Mainolfi, Zorio, ne sono rappresentanti in un modo egregio, che cos'è quello che sta dietro alle mani di chi lavora. Non esiste nessun manufatto che non sia il prodotto del pensiero. A Torino poi il mito del capolavoro, che era quello che soltanto un operaio che è un artista, si diceva, no? Colì Alen artista, è capace di realizzare. Quindi noi vogliamo essere su questo, cercare di capire meglio nel mondo moderno, oggi, nel futuro, come si pone questa questione, qual è il rapporto tra il modello concettuale, il cervello e la capacità poi anche concreta di riscoprire la pittura, la scultura, la materialità delle cose. Dall'altra c'è una componente che va nella direzione opposta. Sempre di più il mondo attuale è dominato da relazioni che hanno al centro la conoscenza, non più solo l'energia. L'energia è stato il grande motore della prima rivoluzione delle macchine. Abbiamo avuto, no, Pietro, alcune altre iniziative anche qui su questo tema. Noi in qualche modo siamo in una sorta di seconda rivoluzione delle macchine, in cui abbiamo problemi che ci sfidano sull'intelligenza artificiale, sulle reti telematiche, su un fatto che la stessa informazione è diventata macchinabile. Ci sono delle macchine che nascono per maneggiare informazione e non sono più soltanto macchine che producono energia. Quindi l'informazione sta diventando un paradigma sempre più forte. Allora, questo pone dei problemi etici, morali, di valori, di prospettiva, di modelli concettuali, ci porta in sostanza dove probabilmente, ma questa è un po' la discussione di oggi, soltanto un'attività razionale o specialistica non ci porta. In questo senso l'arte è straordinaria perché ti permette di cogliere in un modo suggestivo e sintetico questioni che magari su un piano razionale tu non saresti in grado compiutamente oggi ancora di affrontare.
Oggi, l'ho detto, pensavamo in questa prima cosa proprio di cominciare con Luigi Mainolfi, che insieme a Zorio è proprio persona. Luigi quest'estate ha avuto un infarto, insomma è stato molto male, però dal letto di dolore mi ha telefonato e mi ha detto che doveva essere ben chiaro che insomma lui poi si rimette anche rapidamente, che quindi non gli potevo mica fare lo scherzo, che l'incontro organizzato con lui si cancellava, si posticipava. Allora noi abbiamo pensato di spostare un pochino, se volete. Oggi quell'incontro lo rifacciamo quando Luigi viene con noi e quindi ragioneremo di queste cose. Noi oggi abbiamo un po' anticipato, e così mi avvicino a dare la parola ai nostri ospiti, abbiamo anticipato uno dei temi che in qualche modo è una riflessione più generale. Allora, io comincio con uno dei temi. Nino Castagnoli io l'ho conosciuto quando è arrivato a Torino come direttore della Gamma. E io ero rimasto straordinariamente colpito dal riallestimento che lui aveva fatto della Galleria d'Arte Moderna. Se posso dire, Nino, tu eri un professore di storia dell'arte, uno spe all'incirca, così che si dice. Bene, allora, in qualche modo il problema del riallestimento di un museo che copre un periodo così esteso, stili così diversi, è un problema formidabile, perché pone la questione che tu hai artisti, opere d'arte, ma cosa vuol dire farle parlare o non le vuoi far parlare? Cosa vuol dire in sostanza un'organizzazione del lavoro altrui e di un lavoro di quell'eccellenza? Qual è la dimensione alla quale deve estendersi l'organizzazione? Un problema di completezza o è un problema di individuazione di nodi salienti? Ma nei nodi salienti si perde una parte della storia. In sostanza, io quando ho visto quella cosa mi sono accorto che non tutti sono capaci di rispondere allo stesso modo, che quindi in qualche modo nel lavorare ad arte c'è una componente di organizzazione dell'attività intellettuale, che è attività intellettuale propria, ma in qualche modo organizzazione dell'attività intellettuale altrui. Allora, se tu hai voglia, io adesso mi siedo anche perché è una chiacchierata, insomma, volevo chiederti se tu avevi voglia di dire che ho detto male, che cosa pensi tu invece al posto delle cose che ho detto io, o comunque, insomma, aprire un pochino questa chiacchierata pubblica, no? Che facciamo. Grazie. Io sono stato iscritto così di diritto, a questo ciclo di incontri e mi sono ritrovato iscritto con piacere, non soltanto per l'amicizia che mi lega a Giovanni di lunga data, ma per il piacere di essere insieme ad artisti che sono stati per un certo tratto della mia vita dei generosissimi compagni di viaggio che mi hanno molto aiutato nel poco lavoro che io ho fatto in questa amatissima da me città. E avrei quindi gradito molto poter essere qui con, naturalmente sono altrettanto felice di essere con Ma voi, ci torni con devo Luigi. essere qui a questo tavolo con Luigi Mainolfi a parlare con lui. Mi era già capitato in altre occasioni di farlo e lui è un, diciamo, molto esuberante, ricco di energia, di passione, ma anche sottile nell'individuare all'interno del proprio lavoro quelli che sono, come dire, i nodi sostanziati, maggiormente sostanziati della sua visione poetica, della sua visione artistica. E quindi è sempre molto piacevole dialogare con lui. E poi devo dire in generale per il mestiere che ho fatto, ho sempre tratto, devo essere sincero, grandissimo giovamento dal rapporto diretto con gli artisti, oltre che ovviamente da quello anche mediato dalle parole da loro consegnate ad altri o scritte o affidati alla pagina, che pongono però tutta una serie di altri problemi, di altre questioni che riguardano la relazione con la testualità e con un altro codice, che
che è appunto rispetto a quello visivo, che è quello della parola. Cioè con quella in fondo ambiguità che corre tra il contenuto che noi saremmo, chiamiamolo così, insomma, un po' volgarizzando, che noi vorremmo poter estrarre, afferrare, che ci venisse consegnato dalle dichiarazioni dell'artista, e il valore della scrittura, della forma, della, e anche della lingua che l'artista evidentemente elabora con una propria particolare sensibilità. Ci sono artisti nei quali, lo dicevo oggi, parlando così di tante cose, anche in un anfratto del nostro conversare con Elena Volpato, ci sono ad esempio autori, uno tra tutti, come Giulio Paolini, che sono degli straordinari scrittori. Talmente straordinari scrittori che quando tu leggi tutto ciò che, anzi, che Paolini ha, questi artisti in generale, Paolini in particolare, ha detto del proprio lavoro, beh, alla fine è la scrittura forse ancor più che quanto esce di detto del lavoro, che si può ridurre a poche sostanziali affermazioni, poche sostanziali indicazioni o istruzioni d'uso, mentre estremamente abbondante di qualità e di poesia è la pagina, la scrittura, eccetera. Quindi nascono insomma nel rapporto, nella relazione con la parola degli artisti, ma questa è questione di lunga data e anche di lungo momento, una grande ricchezza di provocazioni intellettuali, di stimoli, e quindi è sempre un grande piacere. Ci sarà l'occasione quindi per riprendere le fila di discorsi fatti già e poi abbandonati e aggiungere nuove considerazioni quando Luigi se la sentirà di essere qui. Io non so quanto interessante potrà essere invece quello che io dirò ora rispondendo alla sollecitazione di Giovanni. Perché quell'allestimento che lui ha avuto la bontà di dichiarare riuscito, diciamo felice o ai suoi occhi, è stato realizzato con quel tanto o poco di sapere, cresciuto così nel tempo, negli anni degli studi, ma da un'altra attitudine mia propria, che si era già espressa, un po' esercitata nel tempo in alcune prove, diciamo così, giovanili o più giovanili di quella torinese, di praticundeman, come si direbbe a Milano e anche in una certa letteratura artistica, mi rivolgo all'amico Fabio Belloni, che in realtà è quella disponibilità e disposizione a interloquire con le opere, a toccarle non tanto materialmente, ma a impossessarsene emotivamente e naturalmente anche per quel po' che può essere intellettualmente, finché esse non trovano una loro casa, un loro ordine, non attivano un loro ordine di rapporti e di relazioni. E senza partire da schemi troppo obbliganti, troppo, diciamo, precostituiti, ma lasciandosi anche un poco incantare dall'opera, emozionare in questo incontro che si rinnova e che si rinnova sulla base, in quel caso, di un impegno che è necessitante, che è primario, dare casa alle opere. Questa è una questione che poi sulla quale si può, come dire, teorizzare in modo più articolato e in modo ovviamente più approfondito, ma mi preme sottolineare questa diciamo mia attitudine, e se riesce, ma perché sono un artigiano, ecco sì, sono un artigiano, e in cui lavoro e diciamo conoscenza sono ancora unite, sono ancora fortemente interconnesse. Sì, prima del fordismo e del taylorismo, ecco, insomma, prima e di una ancora dentro quella dimensione che oggi dovremmo noi riconoscere
agli artisti, che pensiamo appartenga a loro magari più, o che li coinvolga loro più che non altre figure, sebbene in questa condizione alla quale tu hai fatto riferimento, che si sta sempre più chiaramente attuando in questa profonda, seconda, grande trasformazione, e questa diciamo, specificità, questa identità propria dell'artista, beh, dovrà essere necessariamente anch'essa messa in discussione, dovrà, come dire, avere anche, subire qualche turbamento, perché sta succedendo una cosa che sostituirà imparzialmente quella condizione, quell'identità propria dell'artista che lui riconosciamo. Se più in generale, al di là dell'esperienza così specifica del riallestimento della collezione della GAM di Torino, si dovesse parlare delle mostre, perché in uno degli, in questo memorandum, ecco, questa, si dice, una mostra organizza opere d'arte, il catalogo aggiunge riflessioni, mi ha scritto Giovanni. Allora, ecco, un tema. Allora, le mostre, parlare delle mostre vuol dire parlare di un campo sconfinato di esperienze e di modelli ovviamente molto diversi, non solo perché diversamente si sono manifestati, espressi, attuati in sede storica. Le mostre iniziano da un certo momento in avanti, ma è un tempo molto lontano, molto remoto. Possiamo farlo risalire, beh, insomma, possiamo far risalire al tempo successivo alla Rivoluzione francese e a quel momento, alla costituzione sempre più solida dell'Accademia, alla nascita dei premi, eccetera, 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 con tutto ciò che segue. E naturalmente le mostre si attuano nel tempo, nel corso della storia, secondo modelli molto, molto diversi. Molto diversi, e ciascuno di questi modelli nella propria identità ricco di una serie di valori estremamente importanti, insomma, che hanno contribuito in modo sostanziale alla esperienza materiata dell'arte, al suo svolgersi, al suo attuarsi. E fino a che in tempi più vicini, più prossimi, la relazione tra l'istituzione deputata alla conservazione del patrimonio artistico, il museo, la figura del museo, e le mostre, cioè quell'episodio della vita dell'istituzione relegato entro un tempo limitato, consegnato ad un tempo breve rispetto al tempo lungo del museo, entrano in un rapporto, diciamo così, dialettico, complesso e non sempre semplice, non sempre facile, non sempre armonioso. E anche questa dinamica, questa dialettica è stata molto producente, ma ha creato anche a un certo punto una serie di guai, di danni, sia sul piano dell'azione, della vita dei musei, della sua capacità, della loro, scusate, capacità di interpretare in un modo sapiente il proprio ruolo, e anche attraverso il continuo rinnovamento ovviamente che si imponeva, che i tempi imponevano, ma anche perché le mostre, diciamo, hanno perso a loro volta in molte occasioni, in molte circostanze, la propria capacità di insegnare, di istruire, di addizionare, come dire, sapere. Perché a un certo punto cosa è successo? Che passo dopo passo abbiamo avuto, come dire, l'approdo infelice non al museo delle mostre,
vale dire un luogo dove si producono tante mostre, dove si offrono tante mostre, perché quel richiamo è necessario che il pubblico si rinnovi, che il pubblico aumenti, è un incentivo, diciamo, per richiamare l'attenzione del pubblico anche all'interno di un'economia che ha quella necessità, insomma, di avere più biglietti, presidente, di avere più eccetera eccetera eccetera. Ma perché quella diciamo ordine di necessità e a quell'impegno che aumenta progressivamente sempre e sempre più, fa per contro invece opposizione una, diciamo così, politica, ecco, delle mostre all'interno del museo, che sostituisce progressivamente il ruolo proprio del museo, consegnando una parte estremamente importante della sua attività, quella della produzione delle mostre, quindi, no, di essere culla scientifica di ricerca che produce le mostre, l'offerta delle mostre, a soggetti terzi e ad un'altra economia. È molto spesso un'economia povera di sapere o comunque molto più spregiudicata nell'agire. E questo ha comportato un grave danno, e non sono tempi brevi quelli a cui facciamo riferimento dicendo questo, sono ormai dei tempi piuttosto lunghi, sono alcuni decenni che questo accade e continua ancora, ahimè, ad esistere questa, diciamo, situazione, condizione, soprattutto nei luoghi di maggiore debolezza istituzionale. E poi, vabbè, insomma, e poi tante altre cose che non dico, perché qui mi ero fatto un po' di appunti, ma ritorneremo adesso, ecco, allora, passo magari il microfono. Infatti, tu mi hai lasciato con un argomento che, quando ero più giovane, insomma, in regione, c'era una battuta che girava, che il sonno della regione genera mostre. Il problema, questa battuta, questo gioco di parole, derivava dal fatto che da un lato ci si rendeva conto che senza un'organizzazione stabile della cultura, i musei ad esempio, tu corri il rischio di usare quattrini per seguire le mode, fare operazioni che magari hanno anche un impatto turistico, ma che in prospettiva indeboliscono la capacità di produrre idee e quindi di produrre valore. Ma dall'altra sapevamo ben che modificare organizzazioni museali, ancora oggi si potrebbe discutere ad esempio sull'Egizio o su altro, comportava affrontare questioni non semplici e soprattutto anche legate a temi legittimi di tutela, ad esempio nel caso dell'arte antica. Io infatti, se così posso ricordare, una delle ragioni per cui si decise in un grande castello di Iuvarra di aprire Rivoli, quindi con materiali non in qualche modo notificati, quindi con materiali che avevano un'interazione anche più complicata col mercato, è stata proprio quella di provare a ripensare cosa poteva essere il rapporto tra mostre e musei. Cioè provare a immaginare un ragionamento che fosse sì un ragionamento di allestimenti, ma che non fosse la rincorsa di singole mode o di singoli eventi. Problema molto complicato. Io credo ad esempio che questo potrebbe essere considerato oggi, non mi sembra che venga riconosciuto troppo poco, uno dei ruoli che Rivoli ha svolto nel tempo, cioè non tanto o soltanto le attività che vengono svolte all'interno, ma il fatto che forse anche per, no, il tuo arrivo, altri apporti, c'è stata una discussione vera con gli artisti, con mondi intellettuali, si è provato proprio a ripensare, poi non sempre è andato magari come alcuni di noi speravano, però io credo che questo che tu sollevavi alla fine sia un tema importante. Ora, questo tema, in modi e forme probabilmente diverse, è un tema che io ponevo un pochino anche a Pietro, no? Cioè in fondo l'arte e i fatti dell'economia sono entrambi espressione della creatività umana, no? E, però non solo sono espressione della creatività, ma riflettono anche sulla stessa. Allora,
In sostanza, come la vede lui? Pietro si è sempre occupato di modelli che, secondo me, pongono delle questioni non così diverse da quelle dell'allestimento, perché tu hai degli agenti, hai delle componenti di cui conosci entro certi limiti il comportamento, ma nel momento in cui queste componenti vengono interconnesse, le dinamiche sono sovente molto diverse da quello che anche una persona acuta ricava dalla comprensione delle singole parti. In gergo tecnico, nei sistemi cosiddetti complessi, nei sistemi di rete, si parla di emergenze, non nel senso negativo che noi diamo alla parola, ma dal fatto che in qualche modo l'interazione di queste parti genera qualcosa che emerge, che è in qualche modo diverso da quello che è semplicemente l'osservazione non connessa delle singole parti, no? Questa mi sembra una, poi adesso tu, delle componenti che abbiamo in questa, chiamiamola così, seconda rivoluzione delle macchine, perché non è più quella che organizzò gli stati, che organizzò i musei, che, insomma, quando nascono le mostre, come dicevi tu. E oggi ci troviamo in una fase che ha componenti di continuità molto forti, ma anche componenti originali. Tu cosa dici? Io dico buonasera a tutte, buonasera a tutti, devo andare perché di fronte a un tema così difficile scappo. Mi sembra una scelta strategica fondamentale. Smetto di scherzare. Quando Giovanni mi ha telefonato che gli serviva che venissi questa sera, ho detto signor sì, perché siamo amici da 100 anni, e ho pensato che in effetti le cose che poco fa vi ha detto Giovanni Ferrero sono un pezzo della ricerca che gli economisti meno convinti della ortodossia economica stanno svolgendo. Qui Giovanni ci ha detto i fatti dell'arte e i fatti dell'economia sono entrambi espressione della creatività umana. Perfetto, ma bisogna capire come tutti noi, quelli che siamo qui questa sera, in questa stanza, agiamo quando compiamo degli atti economici. Non è assolutamente facile da capire, perché si può banalizzarlo dicendo sì, ma non ci pensiamo, agiamo in modo abitudinario, quindi non è vero. Perché se questo fosse vero, l'economia sarebbe un sistema tutto sommato stabile, l'economia è un sistema profondamente non stabile, come sappiamo noi in questo momento, come sanno i nostri giovani che non trovano lavoro. Quindi parliamo di cose che hanno lacrime e sangue dentro, che sono assolutamente autentiche. Gli economisti per tantissimi anni si sono rifugiati in una interpretazione astratta del comportamento delle persone, dicendo lavoriamo come se le persone, questo come se as if di un famoso trattato del 32 di Friedman, è una fonte di tante delle disgrazie del pensiero economico, agiamo come se le persone fossero perfettamente razionali, capaci di calcolo, non distratte dagli obiettivi economici, da altri interessi, delle vere proprie macchine economiche. Per fortuna non siamo così. Allora, nella scienza dell'economia è necessario cercare nuove strade. Per cercare delle nuove strade ci vogliono degli atti di creatività. E vi intrattengo 5 minuti su una mia esperienza personale. A volte raccontare quello che si è fatto è utile per chiarire che cosa si ha in testa. Io avevo deciso ormai una ventina d'anni fa di provare a introdurre nei modelli economici che ha descritto poco fa Giovanni Ferrero, cioè modelli costruiti nel computer, certamente, con tanti pezzi di codice, di software, che si comportano come se fossero degli individui. Poi dalla interazione di questi individui facciamo delle riflessioni, non facciamo delle scoperte. La simulazione è una macchina per ragionare, certamente non ci dà mai una risposta sicura, non ci dice la verità, ma ci permette di condurre un ragionamento da alcuni ex ante a alcune conseguenze che ne derivano. Come fare in modo che questi agenti artificiali che metto nel computer
fossero capaci di generare dei nuovi comportamenti. E ci ho girato intorno tanto. Poi lo spunto fu da alcuni amici psicologi, allora si chiamava Istituto di Psicologia del CNR, adesso si chiama Istituto di Scienze Cognitive, ma è solo un'evoluzione della terminologia, le scienze cognitive sono un modo più ampio di vedere dal punto di vista anche sociale, sociologico, il ruolo delle scienze del cervello. Questi amici avevano costruito un braccio robotico per provare a farlo imparare. Questo braccio doveva tirare un oggetto, supponiamo questo mio portamonete, e congetturare prima dove sarebbe caduto. Era libero di fare tentativi e di imparare. Quindi stava generandosi un algoritmo. Provate a immaginare qual è stata la scopertina, piccola scoperta, di questi amici. Provate a pensarci un attimo. La macchina, libera di trovarsi una soluzione numerica al problema, dopo un po' imparava a buttare l'oggetto sempre nello stesso posto. È chiaro che se lo butta sempre nello stesso posto, congettura perfettamente dove andrà. Allora gli amici psicologi hanno detto, no, adesso ti facciamo i dispetti, ti mettiamo delle barriere, insomma. E io mi sono agganciato a quello, anche per la fortuna di aver letto in quegli stessi mesi un lavoro di una psicologa, una scienziata cognitiva, usiamo il termine più generale, inglese, che si chiama Sarah Jane Blackmore, che lavorando molto sui bambini dice ogni volta che noi compiamo un'azione nuova, il nostro cervello genera due tipi di messaggi, due tipi di richieste. Una richiesta è che cosa devo fare per ottenere un certo risultato. In parallelo, quale sarà il risultato che otterrò, che sono due cose indipendenti. Osservate un neonato che cerca di afferrare un oggetto sopra la culla. All'inizio farà così, l'oggetto è là, lui fa così o lei fa così. E dopo un po' comincia a funzionare la congettura di quello che farò e la congettura delle conseguenze. Se ci si riflette è il modo in cui impariamo a comportarci nella società e tra l'altro a comportarci nelle scelte economiche. Sono partito da questa intuizione, chiamiamolo atto di creatività, e ho costruito tutta una serie di modelli che mi hanno dato una certa soddisfazione. Non ricevevo mai il premio Nobel per questo, sia ben chiaro, ma una certa soddisfazione di aver aperto un principio di ragionamento nuovo. Poi l'ho abbandonato, adesso poco fa mi faceva vedere Giovanni, ci sono degli strumentini che costano $80, quindi pochissimo, con cui si riescono a fare con potenza di calcolo gigantesca queste cose molto meglio, e quindi sto riflettendo di ritornarci. Allora, la creatività deve essere accompagnata da strumenti. Ritorno al lavoro. Il problema grosso in questo momento è: ma l'intelligenza artificiale di cui parlava Giovanni, i nuovi strumenti informatici di cui disponiamo, cosa a seguito di questo progresso, virgolette, o comunque cambiamento, cosa accadrà del lavoro? Qual è l'elemento di lavoro che darà soddisfazione alle persone, sarà ancora creatività delle persone? E questa è una delle riflessioni più difficili che io abbia mai affrontato. Mi è sembrato di intuire dalle sue parole che anche l'artista può trovarsi confrontato ad una interazione creativa con una macchina. Certamente nel lavoro sì. Allora, l'importante è mantenere nel nostro lavoro, non mai accettare un rapporto di sudditanza rispetto alla macchina, ma essere sempre capaci a usare la macchina come uno strumento che moltiplica la nostra capacità di creazione. Vi faccio un esempio concreto. No, prima vi dico di un libro, quasi un romanzo, che vi consiglio di leggere, e poi vi faccio un esempio concreto. Il romanzo lo comprerà subito Giovanni e poi ne discuteremo. È uscito pochi mesi fa, l'autore si chiama Max Tegmark, scritto T-E-G-Mark,
E il libro si chiama Live. Che controlla che scriva. Che controlla che scriva giusto. Che ordini giusto. Suave. Il libro si chiama Life 3.0, 3.0, e si inventa un romanzo, chiaramente, in cui un gruppo di un'azienda, non di nascosto, ma come attività separata, soprattutto nei weekend, costruisce un computer intelligentissimo. E che cosa chiede al computer intelligentissimo? Attenzione, di riprogrammarsi e di diventare ancora più intelligente. Allora, una delle attività creative che abbiamo in questo momento è quello di creare dei programmi che svolgano delle funzioni di tipo superiore. È probabile che in un tempo abbastanza breve questi programmi saranno creati da macchine. Ma se le persone mantengono la capacità di ragionare su quello che sta accadendo, non necessariamente di capire tutto, perché non è necessario capire esattamente tutto dei meccanismi, ma di ragionare su quello che sta accadendo, è un empowerment straordinario della creatività delle persone. E in questo io sono fondamentalmente ottimista. Per dare credibilità a quello che dico, mi sono ricordato, prima chiacchierando con loro, una questione degli scacchi. Sapete certamente tutti che nel 97 un computeraccio, adesso fa ridere quel computer là, dell'IBM, sconfisse Kasparov, in quel momento campione del mondo degli scacchi. Kasparov ci rimase malissimo. Per un atto di straordinaria novità del computer, ne concluse che l'avevano imbrogliato e che non c'era computer, ma c'era di nuovo un ometto nascosto dentro al computer che stava facendo le mosse, il Mechanical Turk dell'Ottocento, che era un finto automa che andava in giro a vincere partite a scacchi. Dentro c'era un signore che giocava benissimo a scacchi, ma era piccolo, e quindi potevano nasconderlo dentro al finto automa. E l'IBM tra l'altro non ha mai dimostrato con i tabulati che davvero quelle mosse le aveva fatte il computer. Questo è un fatto curioso. Però adesso qualsiasi programma di computer open source o da $20 batte quel computer là. Assolutamente. Cosa sta accadendo in questo momento? Allora qualcuno, molti, scrissero: il gioco degli scacchi è finito. Non ha più nessun interesse. Perché io dovrei giocare a scacchi con l'ingegner Tazzetti? Tanto tutti e due veniamo battuti in 5 minuti da un computer. Beh, è esploso un caso bellissimo di interazione creativa. Si stanno facendo tantissimi tornei che hanno vari nomi. Uno è Advanced Chess, l'altro è Freestyle, in cui giocano una persona con un computer contro una persona con un computer. E persona con computer batte il più bravo giocatore del mondo. Anche il computer più potente. Non c'è problema. E invece il computer da solo può perdere. Ma questo lo metto come esempio di abbinamento creativo, usando la macchina come una leva, non come il mio padrone, ma come una leva che mi aiuti a immaginare e a creare delle cose nuove. Ho divagato un pochino, ma ho cercato di dare l'idea di cosa sta cambiando. Grazie. E su questo volevo fare anch'io una divagazione. Tu incidentalmente parlavi dei modelli usati dagli economisti, ma diciamo i modelli cosiddetti standard, non solo in economia, sono tutti modelli che hanno al centro un'idea, che gli eventi avvengono appunto secondo una qualche regolarità. E se io lancio tante volte una moneta, metà delle volte alla fine viene testa, metà delle volte viene croce. Ma noi abbiamo imparato tutti da qualche parte a scuola che succede anche un'altra cosa, che la distribuzione ha un suo andamento. E questa la scoprì Gauss, perché il suo problema era, avendo delle misure del moto dei pianeti che avevano un po' di errore, bisognava calcolare quali fossero le equazioni delle orbite. Allora lui si accorse che effettivamente gli errori erano delle specie di campane che erano distribuite attorno a un valore. Quando ero giovane si dava per scontato che se un valore di misura sperimentale era molto al di fuori di questa campana, veniva considerato un errore di misura e veniva scartato. Ora, adesso vi racconto anche una che trovo divertente. Nello stesso periodo però
C'erano altre statistiche, ma non sono mai state usate. Si è sempre usata la gaussiana. Se voi prendete ad esempio la serie storica della portata del fiume Nilo, questo per gli inglesi era molto importante, perché bisognava calcolare quanto grossa dovesse essere la diga per assicurare abbastanza capacità di immagazzinamento di acqua per far fronte. E lo statistico era un inglese che faceva i conti e non tornavano. C'erano un numero enorme, troppo grande di alluvioni e un numero troppo grande di secche. Era del tutto evidente che non era un errore di misura. Il Nilo non funzionava come i pianeti. Il Nilo aveva una dinamica per una distribuzione in cui le cose eccezionali erano frequenti. E in qualche modo lo stesso concetto di norma diventava difficile da definire, ma poi c'era di peggio. Il Nilo, se aveva alluvioni un anno forti, tanta acqua, e l'anno dopo ne aveva parecchie. Era più probabile che ne avesse tanta piuttosto che avesse una secca. Quindi c'era di peggio che un anno, non si sa bene perché, era legato all'anno precedente. Cioè, in sostanza, c'era una storia. Allora, molte delle cose che noi stiamo in qualche modo discutendo ci portano anche a riflettere sul fatto che probabilmente la meccanica, quel tipo di organizzazione della conoscenza che era propria della realtà fisica degli oggetti, no? Mi sembra sia vero, no? Che in economia i modelli standard hanno cercato sempre di incorporare dei comportamenti gaussiani, quelli che descrivevi tu, poi a volte anche perfetti, ma se non erano perfetti si supponeva che uno tendenzialmente razionale, tendenzialmente fa il suo interesse, al massimo si sbaglia un pochino. E il problema è che il mondo nel quale stiamo entrando non è così. Cioè, quando tu metti insieme delle componenti e cerchi di capire come funziona, cominci a scoprire che probabilmente anche un pezzo della realtà funziona come questi strani modelli, cioè che quello che una volta veniva considerato un'estremizzazione, le chiese tutte verdi o tutte azzurre, l'effetto del sole, penso degli impressionisti, insomma, è un modo di guardare, magari estremizzato, ma che ci porta a ripensare anche alla realtà che conosciamo, no? Cioè, in sostanza, non è affatto detto che l'interpretazione delle cose che avvengono e che accadono debba per forza essere misurato come scostamento rispetto a un qualche cosa che è giusto, che è normale. Allora, a me viene un po' da chiedere a Nino, no? Visto che tu parlavi dell'importanza delle mostre, parlavi del fatto che però bisogna immaginare che sia una struttura forte come un museo, che pensa anche all'organizzazione delle mostre, c'è un problema di rapporto con gli artisti. Questa cosa, secondo te, ha impatto anche rispetto ovviamente a quello che diceva prima Pietro Terna? Mi fai una domanda molto... Qui però molto, molto difficile. No, io ho sì, tutto qui sott'occhio, controllo. non è così in realtà facile rispondere, Giovanni, a quello che tu mi chiedi, almeno per me non è facile. In realtà io prima ho fatto cenno alle mostre senza, e poi mi sono fermato, non ho proseguito nell'elencare, diciamo, le tipologie delle mostre che nel corso del tempo si sono via via definite e sono molte, molto proprio differenti tra di loro, e ancora oggi sono molti i modelli, diciamo, di mostre, molte le tipologie delle mostre. Alcune sono estremamente efficaci nel raggiungere lo scopo di offrire addizioni di conoscenza, altre invece sono devianti, sono dei lacciuoli, sono degli ingombri, sono e via dicendo. E una di queste, uno di questi, diciamo, appesantimenti, vogliamo, per essere così un po' benevoli, non troppo duri nella valutazione,
è quella che ci viene offerta dai vari tentativi che nel tempo si sono fatti, e a mio giudizio sempre con esiti deludenti, di utilizzare il patrimonio delle collezioni del museo come un materiale così disponibile a tutti, come dire, gli usi ed abusi, per poter appunto realizzare eventi. E questo ha determinato, diciamo, delle conseguenze nefaste, perché da un lato ha diciamo negato e reso sempre più difficile accedere alla storia del museo e quindi alla sua identità propria, che è fatta dalla, diciamo, addizione che nel tempo si è prodotta non soltanto di patrimonio, ma di cultura, di sensibilità, e che è legata a un insieme di fattori molto, molto complessi e molto sfaccettati, che vanno dalla sensibilità del direttore all'indirizzo delle autorità, dei poteri, al contesti specifici dell'esperienza anche materiata dell'arte e del collezionismo, che influenza, eccetera, eccetera. Insomma, a mille elementi che determinano la configurazione del volto, dell'identità di un museo nella sua collezione, in quello che è il suo vero corpo e la sua vera anima. E dall'altro lato hanno poi facilitato un passo ulteriormente e ancor più inquietantemente distruttivo di quella identità, di quella specificità, che è lo stravolgimento proprio della collezione e della sua fisionomia nell'allestimento permanente della collezione del museo. Finché si pescava in fondo in quel patrimonio così un po' con troppa, magari con eccesso di libertà, e si produceva una lateralmente, diciamo, un'occasione espositiva che poteva essere deviante, deludente, ma in fondo il danno poteva essere contenuto. Quando si sono costruiti i musei, invece, sulla base di una serie di ragioni, di necessità, che prescindevano interamente dall'identità propria del museo, dalla sua storia, si è compiuto veramente un delitto. E noi ne abbiamo alcuni esempi viventi, presenti in questo momento. Abbiamo l'esempio tragico, a mio vedere, dell'allestimento della collezione del più importante museo d'arte contemporanea, dell'unico museo d'arte contemporanea nazionale, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, dove una direzione assolutamente, che dire, non so, inconsapevole, non voglio dire altro, ha montato una esposizione delle collezioni dove non c'è nulla se non un accostamento casuale di opere, casuale nel senso che è determinata da una serie di ragioni che ne sono riconducibili a nessun metodo, a nessuna sostanza di conoscenza, né alla storia, né ad altri riferimenti, ad altri modelli, nulla di tutto questo, e in cui uno entra, come dire, con una sensazione di totale smarrimento quando va bene, e poi di irritazione anche a un certo punto, fatto qualche passo in più. Ora, quello, a cosa è dovuto tutto questo? Io me lo sono chiesto, sono andato due volte a vedere, la prima volta sono uscito velocemente, irritato, la seconda volta sono partito con proprio uno spirito molto dimesso, umile, dico vediamo, cerchiamo di capire, sono io. In fondo tante volte non ho capito, e più delle volte non ho capito subito, insomma, ci è voluto un po' di tempo. Ed è stato peggio la seconda volta, perché quello che ho capito mi ha fatto orrore. Orrore. Allora,
Che cosa può avere prodotto questo abominio? Che cosa? La necessità di come dire, cancellare tutto, di partire da un grado zero nuovo, per cui cancelliamo il museo per poter creare, diciamo, un'altra. Sì, a volte si fa. In genere sarebbe opportuno che lo facessero gli artisti, ecco, magari, oppure quelli che vorrebbero, che vorrebbero magari sostituirli sul piano della politica, ecco, la politica creativa, ecco, azzeriamo tutto e poi ricominciamo. Ma non uno storico come dovrebbe essere un direttore di museo, uno che comunque alla storia fa riferimento e che dalla storia non può prescindere. E allora questi, diciamo, la ricchissima tipologia delle mostre che ancora oggi si producono e che hanno configurazioni diverse, è un patrimonio nella sua varietà, che è molto fertile e che va difeso in tutti i modi quando sono ben realizzate. Ma quando il voler fare della collezione di un museo un corpo dove si esercita nell'assoluta libertà e inconsapevolezza e incoscienza qualunque, come dire, artificialità di disposizione, di costruzione di rapporti, di relazioni, quando in fondo si stravolge interamente la fisionomia di quel museo, beh, insomma, tutto questo non solo dovrebbe comportare un giudizio severo, ma forse anche qualche provvedimento di polizia, insomma, perché non saprei come diversamente, come eccetera. Ma tu cosa mi avevi chiesto? Ma mi avevi chiesto un'altra cosa. Io non pensavo. C'è un problema. C'è il fruscio, magari c'è qualche telefonino vicino. Cos'è? No, c'è un fruscio audio. No, la cosa, visto che c'è un interlocutore, volevo chiederti questo. Tu in qualche modo, e fai bene, disconosci il titolo a un curatore, a un direttore, ma anche a un politico, insomma, tanto per scegliere due categorie in cui potremmo riconoscersi rispetto al passato, di stravolgere e distruggere. Però introducevi l'idea che in qualche modo, se qualcuno deve intervenire, deve essere un artista. O in qualche modo deve essere qualche cosa che non è solo un provvedimento organizzativo, ma deve essere. No, ma io adesso naturalmente ho dovuto far riferimento ad una responsabilità precisa, che è quella del direttore, ma in realtà il riferimento ha una latitudine maggiore, riguarda un tempo, una condizione entro cui sta quella scelta e quella decisione assunta dal direttore. Se il tempo non avesse, diciamo, elementi in sé di qualche corruzione del buon senso, ancor prima che del sapere, e questo non sarebbe accaduto, insomma, non accade. Non è. D'altra parte, se. Ma tu dici che non sono solo i talebani che fanno. Ma no, d'altra parte, quando uno Stato. Parliamo del Museo Nazionale, non è un caso. Quando uno Stato, come il nostro, decide nell'arco di breve tempo, nell'arco di qualche anno, attraverso, come dire, provvedimenti così superficiali inizialmente e poi attraverso invece un calcolo più consapevole, di distruggere la rete delle sovrintendenze, degli organi di tutela, di snaturare completamente il ruolo delle sovrintendenze, fino a investire il ministro in prima persona, che, come dire, si appella
autorevolezza e ai consigli e ai suggerimenti e alle indicazioni che vengono da una commissione nominata da lui di esperti, ma non è assolutamente vero che sia così. È il ministro che nomina i direttori dei grandi musei italiani. E beh, allora tu capisci che insomma c'è qualcosa che si è... E si chiama Franceschini, il ministro, e allora tu capisci che c'è qualcosa che si è definitivamente compromesso, almeno rotto, insomma, speriamo poi che qualcosa succeda, che qualcosa cambi. Io sono molto... Vabbè, ma adesso è uno sfogo personale che non dovrei fare, insomma, dico delle cose così. Non, sono vecchio, un vecchio pensionato che ha fatto il direttore di museo in altri tempi, vengo da un'altra storia e quindi non ascoltate quello che dico. Ecco, anzi, non dico più niente, mi taccio. Ma dai. Sì, la questione che tu poni è davvero rilevante, perché in qualche modo adesso si può riproporre in tanti modi. Uno dei modi potrebbe essere questo. Tu non puoi permetterti di cambiare cose se non sei in grado di essere culturalmente in grado di misurarsi con quelle cose. Qui abbiamo avuto anche un periodo nel quale c'è stata, come dire, una profonda immissione di non conoscenza. È vero che dobbiamo superare probabilmente delle divisioni settoriali tra le diverse culture, tra le diverse discipline, ma adesso ho a mente una cosa che c'è sull'Università di Santa Fe da tempo, quando dice, è una critica, in questo caso adesso non è importante, è una critica a Trump, dice: badate bene che il mondo è complesso, se tu pensi che fai una cosa, che c'è una soluzione semplice, cambi il direttore, scegli chi ti pare, in genere il mondo è feroce e quello che tu hai creduto di cancellare nel momento in cui hai deciso. Quindi qui c'è probabilmente anche un problema che un mondo sta cambiando, alcune categorie che erano costitutive anche della continuità della conoscenza e del sapere hanno obiettivamente perso peso. Adesso non voglio aprire qui questa discussione, ma io da ex direttore dell'Università di Torino trovo inaccettabile l'atteggiamento con cui i professori universitari accettano di essere considerati una schifezza. Ci sarà chi lo è, chi non lo è, ma io sono convinto che un problema serissimo di questo Paese è ormai il fatto che i magistrati entrano nella valutazione di merito delle scelte disciplinari dei contenuti a cattedra, no, non la procedura, no. La sostanza. Allora, è chiaro che ci sono delle categorie professionali che per ragioni che andrebbero indagate sono stati elementi di continuità e di certezza del nostro Paese che stanno perdendo potere. Mi sembra altrettanto evidente che contro queste categorie sovente si agisce con brutalità ma senza cultura. Cioè non c'è altra istituzione, c'è soltanto un tentativo di togliere un pezzo per risolvere il problema, cioè in sostanza c'è un'assoluta incomprensione della complessità e della profondità delle cose che si cambiano. È chiaro, ad esempio, il problema di organizzare un museo, il problema delle mostre usate come fossero una sorta di riallestimento ad libitum, è un esempio interessante, no? Quindi io è accettabile dire che dovremmo impegnarci a ricostruire delle teorie abbastanza forti da rincorporare le componenti positive di quelle parti che vengono attaccate, ma magari anche di ripensarle in una maniera originale. Ma detta così è fin troppo facile, tanto non si sa come fare, ma voglio dire, tu che dici? Ma no. Devo dire, Giovanni, che noi abbiamo parlato di musei in senso generalissimo, sì, con una definizione generalissima e quindi pericolosa, perché i musei sono evidentemente molto diversi tra di loro. E quindi, però ad esempio, se noi pensiamo al Castello di Rivoli, il Castello di Rivoli è sicuramente a tutti gli effetti un museo, ma è un museo che nasce con una, diciamo, vocazione militante, si può dire, di essere protagonista della scena nella proposta del nuovo,
e quindi ha una configurazione che è profondamente diversa da quella della Galleria d'Arte Moderna, per esempio, no? E anzi, l'intelligenza di quel progetto stava proprio nel fatto che esisteva una Galleria d'Arte Moderna nella città, che è costituita in una, insomma, con una lunga storia, eccetera, eccetera, e che era, diciamo, il museo con la M maiuscola, e quindi poteva nascere, sorgere, in quel momento tra l'altro in difficoltà per una serie di ragioni proprio strutturali del museo, e poteva nascere un luogo nuovo, tutto affacciato non soltanto sulla scena del presente, ma con una vocazione molto forte e un desiderio molto forte di futuro, e che è poi, come dire, la identità che ha mantenuto, che poi nel tempo naturalmente si è andato un po' affievolendo, perché è diventato sempre più museo, diciamo, storicamente istituito, anche quello necessariamente, perché, come dire, la storia che invecchia le persone, invecchia con tutte ovviamente le addizioni di valore, invecchia anche le istituzioni, e quindi... Ma quindi quando parliamo di musei bisogna che distinguiamo necessariamente da museo a museo, ci sono anche qui mille fattispecie diverse. Quello che io volevo dire prima, mi sono espresso così in termini un poco frettolosi e approssimativi, è che mi sembra che il problema non sia soltanto, sai, quello della diciamo dell'insufficienza di una politica culturale che produce poi queste conseguenze e questi effetti, insufficienza rispetto al metro di valutazione naturalmente mio, personale, ma di qualcosa di più intricato, guarda, qui c'è una persona che può capire, e spero capisca bene, insomma, se riuscirò a far ad esprimermi nel modo adeguato e dovuto, in sala. Faccio un esempio che riguarda appunto la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che ha prodotto sotto la nuova direzione quel risultato a cui prima ho fatto riferimento, ha un organo che ha valore di consulenziale, questa è la sua funzione, ma molto importante, un comitato scientifico che è composto da figure di assoluto valore, prestigio, docenti universitari, storici dell'arte, che dovrebbero, hanno il compito di coadiuvare il direttore nelle sue scelte e nel suo lavoro quotidiano. Di quella commissione fa parte uno studioso di altissimo profilo, uno storico dell'arte del Novecento di altissimo profilo, il quale ha realizzato e ne sta per inaugurare già inaugurata, insomma, comunque in queste ore, una straordinaria mostra dedicata all'opera di uno dei maggiori scultori del Novecento, che è una mostra di, io non l'ho ancora vista, ma so che mostra è una mostra di filologia assoluta, come dire, puntigliosa, e oltre che intelligente, avvincente, affascinante per tutte le serie di relazioni, di accostamenti nel rapporto con la storia, nei debiti, eccetera, eccetera, negli imprestiti dell'opera di questo grande scultore che è Marino Marini. Bene, quello studioso a cui va tutta la mia ammirazione, molto, 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 molto più giovane di me, e che io ho sempre guardato come proprio un modello, siede in quel comitato scientifico e tu dici: com'è possibile che questo... Io non gliel'ho chiesto e forse non lo farò per l'imbarazzo mio nel porre questa eventuale domanda a lui. Perché allora tutto questo può convivere? Perché questo può convivere? È una bella domanda. Noi siamo in un mondo... Naturalmente io non sono nella stanza dove vengono scambiate le opinioni, non ho
sapevano nemmeno valesse la pena di parlare, pensavano in cuor loro che loro avrebbero fatto altrove tutt'altro. Comunque questa mancanza di interlocuzione, magari anche di contrasto, è probabilmente una cosa che curiosamente manca in un mondo che sta diventando sempre più complesso. Io ricordo quando ero più giovane che ad esempio a rappresentazioni teatrali, ma anche allo Spigliano Mondo, tu avevi sui giornali o in altre sedi o nei partiti o nelle organizzazioni culturali dei luoghi in cui c'era uno che diceva che era bellissimo e l'altro che era pessimo. Io ricorderò sempre quando avevamo fatto vedere a Torino John Cage, che è un musicista, come dire, di un qualche peso, il teatro Alfieri che veniva suonato come uno strumento da John Cage, e un signore, di cui adesso non faccio il nome, che si alzò e schiaffeggiò un insegnante che urlava isterica, ma questa è una boiata, e quel signore era il presidente dello stabile di allora, e così via. Adesso questo è un caso estremo, ma insomma io ho un ricordo in cui in qualche modo la cultura era contrasto, ed era poi il tentativo del rispetto, ove possibile, anche delle persone. Come mai in un mondo che è sempre più complesso, voi avete qualche buona spiegazione? Tu adesso citavi questa cosa del comitato, ma come diceva Pietro, le cose vanno poi anche citate come fatti, perché altrimenti si considerano eccezioni. Il mio discorso sulla statistica era questo, cioè non si può continuare a considerare fenomeni come questi come anomalie che quindi vengono cancellati. Siamo ancora tenacemente legati agli idee, dei fatti ci sono, che non è solo, che non c'è solo la segnosi, ci sono i fatti, che c'è, diciamo, la realtà, è vero, indipendentemente dalla segnosi, oppure no, è una vecchia ossessione, non so, una volta si chiamava realismo, no? O qualcosa del genere. E io non so, sono sempre più smarrito, questo posso dire. Senti, chiediamo a Pietro se... Io rispondo rifugiandomi sulla riflessione di un grande amico che forse tu l'abbia riconosciuto, che è Torino, Domenico Parisi, filosofo e di nuovo psicologo. Questo signore adesso ha un'ottantina d'anni, non sta più così a girare per l'Italia, invece serve molto bello poterlo far venire qui a discutere. Dai, ma non so se lascia volentieri Roma, non lo so. Ma Torino è una così che era bella città, ci sei tu? Dai. Sì, però sì, dai, spero, provo. L'ultima volta che l'ho invitato mi ha detto vieni tu. Vabbè, veniamo tutti allora. Allora, cosa sta investigando in questo momento Domenico Parisi? La distanza abissale che si sta creando tra la cittadinanza e la politica. E lì dentro c'è proprio il tema della complessità. Perché su tantissimi temi che si stanno discutendo, magari più a teatrino, magari meno a teatrino, quanti di noi, mi metto in prima fila, sono in grado seriamente di poter interloquire? Allora, prima si parlava delle scelte sui direttori dei grandi musei. Mi ha stupito quest'estate questa serie di contrapposizioni. Mi sono chiesto, ma cosa c'è dietro? Stasera ho avuto una spiegazione e adesso ci ragiono. Ma questo è uno degli infiniti problemi. Allora, dovremmo tutti quanti impegnarci a costruire degli strumenti che forse l'artista e la scorciatoia, perché l'artista può permettersi degli squarci, la scorciatoia è brutto, e il trebignone. L'artista può permettersi degli squarci che invece l'economista non sarebbe mai in grado di immaginare, perché si preoccupa di tutte le equazioni, i collegamenti, eccetera, eccetera. Diciamo dei salti, dei collegamenti tra la difficoltà dei problemi, la loro complessità, e la possibilità che, ripeto, la cittadinanza, la persona, il singolo o la singola elettrice sia in grado di formarsi una propria opinione su quello che sta accadendo. E la risposta del mio amico Domenico Parisi è molto più sul lato della simulazione della modellistica. Lui dice che bisogna costruire dei modelli che
le persone possano usare per rendersi conto di quello che sta accadendo. Ma allora qui Giovanni è entusiasta di questo tipo di modelli, ma quelli che noi adesso vediamo sono dei giocattoli, cioè, diciamo la verità. Assolutamente. La enorme difficoltà di quello che ci sta intorno, che non può essere risolta, c'è una bellissima battuta dietro a quel sito di Santa Fe, l'Istituto degli Studi della Complessità, che pubblica la necessità di capire che i problemi sono complessi. La bellissima battuta è: ci sono troppi immigrati, alza il muro. Che non può essere in nessun modo quella una risposta, perché ogni volta che tocchi qualche cosa in un sistema così complicato e complesso come quello in cui viviamo, è necessario poter capire tutte le interazioni. Chi può aiutarci a capire? Gli economisti? No, o qualche altro. Allora rifugiamoci dagli artisti. Non preoccupiamoci se dicono delle cose che di primo acchito ci sembrano improbabile. Riflettiamoci, esattamente come quando ascoltiamo qualcuno che è più avanti di noi in un percorso di ricerca, con umiltà. E questo è un ragionamento importante, perché apre poi un altro ragionamento, che è la capacità di vedere, immaginiamo l'arte visiva, ma non solo così, sto parlando di Giulio prima, Paolini quando scrive, no? Cioè il rapporto con un artista non è una cosa che quindi si risolve con la didascalia messa sotto l'opera d'arte, bisogna avere un addestramento a vedere, quindi probabilmente l'immissione sulla scena con maggiore forza degli artisti richiede anche la costruzione di un pubblico. Io ricordo che Giorgio Balmas, quando conoscevo, mi raccontava che lui pensava, insieme a un gruppetto di amici, di andare nello studio di Massimo Mila e gli fregavano i dischi e ascoltavano di soppiatti. Anni e anni dopo, Giorgio Barba mi raccontava, si sono accorti che Mila glieli metteva apposta in ordine, in modo che occupassero quelli giusti. In sostanza, cosa vuol dire quelli giusti? Quelli congegnati in modo tale che avessero problemi complementari o antagonisti, difficoltà crescenti, e che comunque, perché era Massimo Mila, creassero in un gruppo di ragazzini la passione per la musica. Se voi provate a ricostruire dall'Unione Musicale fino al Settembre Musica la storia di quel grandissimo intellettuale, voi vedrete che si è passato attraverso momenti come la nona in piazza, con magari alcuni che storcevano la bocca perché effettivamente la sonorità di Piazza San Carlo non era così buona, e per gli stessi musicisti il tetto sul violino non era così semplice, quindi momenti anche di coinvolgimento e momenti di crescita fino a Bulesi. Allora, questo problema dell'immissione dell'arte ci ripropone in altro modo il problema del coinvolgimento delle persone, cioè è di nuovo, se capisco bene, il problema di luoghi in cui tu vedi e discuti, vedi e ragioni, o no? Perché quello che sta venendo fuori qui mi sembra una cosa in qualche modo non così banale, perché vuol dire andare a cercare anche con umiltà una riflessione su cose che di primo acchito magari non capisco, magari che producono difficoltà. Oh, quello di cui stiamo parlando, se pensi al mondo della scienza, ma anche dell'arte, quello che è avvenuto all'inizio del Novecento, no? Quando piuttosto che rinunciare a pensare, si è inventata la relatività e la meccanica quantistica, cioè delle cose che ancora adesso non si capisce tanto bene come funzionano, ma che avevano proprio lo sforzo di dire: beh, io comunque mi sforzo di non accettare che rinuncio a capire. Tu come la vedi? Siccome tu per gli artisti c'hai molto avuto a che fare, no? Quindi il problema da un lato quindi è sicuramente stimolare gli artisti, probabilmente, o dargli spazio, dargli case, non lo so, dall'altra è capire il rapporto col pubblico, o se ci sono altre cose che... Ma io sì, io ho avuto molto, un rapporto molto vicino, prossimo, insomma, tanti artisti
e mi ha nutrito nel corso della mia vita, e è stato molto non solo importante ma decisivo per me. Però in realtà prima degli artisti vengono le opere, vengono i testi, prima delle parole degli artisti vengono i testi, dopo le parole degli artisti restano i testi, e ci sono i testi prima dei commenti e prima delle interpretazioni, proprio perché prima di tutto ci sono le opere, ci possono essere le interpretazioni si possono, come dire, i commenti addizionare, e per quello, e da lì nasce, diciamo, la storia. Ecco, questo io non posso non richiamare questa assoluta primazia della poesia rispetto al poeta, del testo rispetto all'artista. E quello che più mi inquieta e mi spaventa è che questa primazia la vedo così un po' violentata nelle pratiche dell'azione, della vita dei musei, della museografia e anche di tutta un'altra serie di iniziative. E a questi, quando tu parlavi dell'allestimento della galleria, io dicevo sono pratico un demanio, in realtà questo è, cioè, abbiamo sempre avuto un rapporto, non posso non averlo, così timido e molto rispettoso. E davvero mi sento sempre molto impacciato, imbarazzato, non sono mai sicuro, non sono mai stato sicuro delle scelte, perché aspettavo sempre questa sollecitazione che doveva venirmi dall'opera, che l'opera si rivelasse, che l'opera dicesse ma sì, dai, può essere così, può essere così. Che non vuol dire che ci fosse una tavola rasa, evidentemente non c'era una tavola rasa, però mi pareva necessario ogni volta creare una condizione che mi facesse vivere un rapporto così di assoluta verginità, ecco, e quindi poter essere penetrato dal testo, posseduto dal testo. Mm-hmm. Così si legge, quella che si legge d'altra parte. A me hanno insegnato che la si legge così, non saprei leggere in un altro modo. Sentite, avete qualche suggestioni, domande, interventi, critiche. Beh, per le volte ci vediamo fuori, no? Come si diceva una volta. Ma niente, allora sentite. Devo insistere. Vi guardate l'un l'altro, poi guardate me, insomma, la situazione. No, se ci fosse qualche stimolo saremmo anche molto contenti. Ma io non voglio, questa è anche la... Prego! Oh, aveva ragione Pietro Terre. Vedete che gli economisti servono a qualcosa. Prego. Va bene, però, così noi teniamo memoria. Ma dunque, io volevo solo dire questo, una cosa piccola, ma... di solito io quando creo un'opera d'arte, cioè che lavoro, faccio il mio lavoro di artista e non parto mai dal testo, cioè nel senso che è quello che lo scrivo dopo, ma mi sembra che la cosa più importante di quello che io realizzo è dell'emozione, di quello che gli altri potranno dire o parlare, più che non quello che scriverò io. Io mi sono forse espresso male io quando ho parlato del testo, quando ho detto testo per dire opera, insomma. Certo, sostanzialmente. La produzione, quindi, è certo. Avete qualche altro? Che se è un'opera scritta è uno scritto, se è un pezzo musicale è un pezzo musicale, se è un dipinto è un dipinto, insomma, va bene, nel senso onnicomprensivo. Avete. Allora, vabbè, se io non voglio, appunto, io spero che torniate, poi abbiamo la prossima, qual è la? Io ho perso il conto, abbiamo ma se avete il programma lo sapete meglio voi. Domani c'è la mostra di
domani apre la mostra di Stalker, che è qui vicino, in cui ci sono anche opere di alcuni degli artisti che poi abbiamo qui. Domani sera, tra l'altro, se qualcuno è interessato, qui abbiamo un dibattito sul diario di Trentin, che in genere viene presentato come una sorta di vega tra politici, ma in realtà è un angosciato interrogarsi sui problemi della libertà, dell'identità di Trentin, dell'identità proprio a partire dai temi della rivoluzione francese. Se posso, allora io concludo con una cosa. No, visto che il tema che ha aperto Pier Giovanni Castagnoli è il tema è il museo, che non è soltanto, come ci ha raccontato lui, un'istituzione, ma una macchina culturale complessa e estremamente delicata, e ancora una volta ci ha ricordato anche estremamente sofisticata dal punto di vista della macchina culturale. Allora io credo che uno degli argomenti che gli manca, ma solo per ragioni di tempo, è riflettere su dove va l'istituzione museale nel momento in cui all'istituzione museale si chiede di essere qualcosa che è nella sua natura, ovvero luogo della gente, ma dove al posto della gente c'è qualcos'altro, cioè c'è il raduno. E allora dobbiamo capire, in questa polarità del portare gente al museo, ma con una consapevolezza, credo che a questo ci volesse dire Pier Giovanni Castagnoli, che non è soltanto lo famo strano, perché è un po' quello, no? Ma cerchiamo di essere abbastanza interessanti per la gente, perché a noi la gente interessa, perché credo che poi il discorso è quello, no? Se il museo... Il pubblico capisce se gli vuoi bene, no? Se sì, o comunque se c'è un'interazione, ed è un po', ed è un po' il tema che manca, perché per le ragioni per cui è nato questo ciclo di incontri, che era nato con l'idea di essere comunque una macchina autogenerativa, e anche in questo io ringrazio il direttore, che come tutte le persone che hanno dato la loro adesione lo stanno facendo nel loro tempo e, come dire, in risposta a una sollecitazione. E quindi credo che il tema del museo nella logica di come viene considerato oggi, quindi non solo una macchina culturale, ma anche una macchina dove si costruisce la relazione con il pubblico. Ma e quindi prego. Questi sono temi. Ma leggevo, adesso non vorrei sbagliare, che la nuova direttrice ha ripristinato un po' una lettura storica delle opere d'arte nella galleria moderna. Di quale galleria parliamo? Di Torino. Ah, di Torino? Sì. Ma lui è stato direttore di Torino. Adesso diciamo si sta ripensando l'ordinamento. Beh, verrà fatto, ma non lo so io, perché l'ho letto dai giornali, riallestire la collezione rispetto ad un allestimento precedente ereditato dalla direzione attuale, sì. È rimasto così modificato per un anno, un anno e mezzo, non ricordo il tempo da quando la nuova direzione è carica, e questo mi pare una cosa molto opportuna, molto utile, e vedremo il risultato, insomma, certamente con un'attenzione, presumo sia maggiore alla storia del museo, alla storia della collezione e alla storia dell'esperienza dell'arte che quella collezione documenta nei termini di una collezione che è parziale sempre, però testimonia, insomma, può testimoniare. Sentite, io vi propongo una riflessione e poi... Per intanto, ha ragione Anna, io lo dicevo già all'inizio, noi ci siamo trovati questa sera, se voi, come si direbbe in greco, usteron proteron, mettere prima quello che dovrebbe venire dopo. Noi abbiamo anticipato delle riflessioni che volevamo proprio fossero parte della seconda parte. Per esempio, io un problema che trovo anche fondamentale, oltre a quello dei musei e quindi della conservazione, musei, biblioteche, è quello dei processi formativi e di tutta la componente quindi che ha a che vedere con la didattica. Ma questi erano temi che volevamo proprio approfondire. Io vi lascio con una storiella.
poi vi dico di chi è, siccome l'ho detto una volta a Terna e lui mi ha citato in un articolo ringraziato. Mi ha ringraziato in un articolo sull'intelligenza artificiale, io ve la dico. Un signore, chiacchierando con un tale che si chiamava Fedro, ebbe occasione, si chiamava Socrate questo qui, di raccontare la storia di come il dio dell'innovazione, che si chiama Teut, va dal faraone d'Egitto e gli dice: guarda, io ne ho inventate tante, il gioco degli scacchi, la dama, questo, e poi ho la geometria, l'algebra, è impressionante da leggere, se vi capita, un po' dopo la metà di questo dialogo di Platone, che appunto ha come titolo il Fedro, dice: io poi ho avuto un'idea geniale, la scrittura alfabetica, perché vedi, caro faraone, se la gente impara a scrivere, poi impara a leggere, più nulla sarà dimenticato, perché finalmente le cose rimarranno. E il faraone risponde in un modo che è molto complicato ed è una materia anche della nostra riflessione. Per intanto dice una cosa: beh, caro ragazzo, tu sei il dio dell'innovazione, quindi è giusto che inventi, e ogni scarafone per la mamma sua, già che te l'ha inventata te la scrittura, puoi mica venire a dire che non sia vero. Ma attenzione, c'è chi inventa e chi ha il ruolo di decidere che cosa sia buono per gli utenti. E lui dice, a riguardo della scrittura alfabetica, le cose non stanno come dicevo. Perché? Perché le cose scritte rimangono immobili, sempre uguali a se stesse, rotolano in giro per il mondo, parlano al colto e parlano al somaro. Ma c'è di peggio, il libro interrogato non risponde, ripete sempre se stesso, monotonamente. Quindi lui dice, vedi, l'idea di affidare a un, oggi diremmo un external device, avremo un hard disk, un computer, di affidare a un oggetto esterno alla persona la presunzione di conoscenza dà l'illusione di essere sapienti, crederanno di sapere ma non sapranno, e arriva implacabile, perché poi questi scrivevano bene davvero, arriva a dire e si diventerà altezzoso, si aggirerà pieno di boia, per cui nemmeno più gli amici lo sopporteranno, questo finto saggio. E lui dice, saggio è colui che le cose le conosce e che appunto interrogato risponde. Allora io ve la racconto, se vi capita datevi una lettura, perché lì dentro c'è una cosa che può essere letta in mille modi. Uno può dire, oggi abbiamo strumenti interattivi, una volta la scrittura non era interattiva. Un altro può rispondere, ovviamente è implacabile il Platone, quando Fedro tende a dire sì, ma questo vale, no, dice, vale anche per l'arte, non è che vale, quindi risponde alla cosa che tu ponevi, dice, non è che lo scritto è diverso dalle immagini, no, sono comunque delle cose che continuano ad essere uguali a sé medesimi. Se ad esempio è questa che dicevo sull'interattività e sulle reti, è un discorso che ha sviluppato in Italia Umberto Eco, cercando di cogliere questa componente che in qualche modo destruttura il potere, no? Cioè sono in molti a concorrere e quindi non c'è più. Ma guardatelo dall'altro versante, le questioni che questa sera ponevamo nascono anche dal fatto che non esiste un sistema riconosciuto di ruoli e di poteri, e la costruzione di macchine, ad esempio, capaci di svolgere certe attività, in alcuni casi viene addirittura bloccato perché pone questioni, sapete, no, di computer che dialogano tra di loro benissimo, ma noi non riusciamo a capire più che cosa si stiano dicendo. E allora alcuni di questi progetti sono anche stati, come dire, ripensati e modificati. Allora, qualcuno che ne ha paura che vuole portare. Ci sono altre persone che invece credono che si debba sfidare in qualche modo con coraggio. Tutti questi sono temi che paradossalmente forse ritroviamo di più in opere d'arte di quanto noi non siamo capaci di ritrovare, come dicevi tu, in un ragionamento. Se vi capita, Platone, insomma, più o meno, è uno di quei libri non proprio, insomma, è sopravvissuto qualche millennio, insomma. La cosa che appunto io trovo interessante è che noi in qualche modo ci ritroviamo, nonostante la modernità, riavviluppati in alcuni nodi che sono proprio nodi fondanti e strutturanti della nostra cultura, del lavoro intellettuale. Cioè l'attività intellettuale è la capacità di creare, a differenza di una macchina, delle cose fantasiose e originali che siano in grado di
in alcuni casi amici tuoi arrivano a sostenere che gli oggetti stessi altro non sono che immaginazione cristallizzata, cioè sono in qualche modo delle idee che trovano forma, le opere d'arte sono magari immaginazione cristallizzata, non lo so. Io vi lascio appunto con questo stimolo solo per dire che chi ha organizzato questa cosa e chi è da questa parte non pretende di spiegare come andrà a finire, però io ho l'impressione che se provassimo, chiacchierando con punti di vista diversi, ad esaminare come sono fatti i mattoni, magari non riusciamo a ricavare l'idea dell'edificio, ma possiamo magari affrontare delle scelte un po' più consapevolmente, che non c'è dubbio che proprio per la profondità del cambiamento che abbiamo di fronte, probabilmente si deve cercare di costruire, chiamiamole delle politiche, non nel senso partitico del termine, che sappiano, come dire, essere caute abbastanza e intelligenti e innovative nel modo giusto. Io non so se, insomma, vi ringrazio per essere venuti e ci rivediamo ancora, cercheremo di mantenere viva la nostra condizione.